Marino Feroce, sindaco uscente di Caianello, si propone per il secondo mandato consecutivo. Con la sua lista Crescere Insieme chiede alla cittadinanza un nuovo voto di fiducia. Allora, la mia candidatura viene fuori da una attenta analisi dell'operato fatto svolto in questi 5 anni. Prima di prendere questa decisione, insieme a tutti i miei collaboratori e al gruppo che sostiene la mia lista, abbiamo fatto una serie di considerazioni sull'operato svolto e da queste considerazioni è venuto fuori un opuscoletto che in questi giorni è in distribuzione presso tutte le famiglie del comune di Caianello. Le premesse fondamentali da fare sono 5 a mio modo di vedere. Innanzitutto dal 2009 ad oggi non c'è stata erogazione da parte delle casse regionali di alcun fondo che ai comuni negli anni precedenti venivano elargiti dalla regione, e parlo per un comune come Caianello di circa 300-400 mila euro annui, con i quali si poteva operare in maniera omogenea sul territorio. La seconda considerazione è quella che dal 2009 non c'è stato alcun aumento delle tasse comunali dovute a cattiva volontà politica o a cattiva gestione, ma solo e soltanto aumenti derivati da leggi nazionali o provinciali. Terza considerazione, che la crisi sociale e politica è sotto gli occhi di tutti. In Italia la situazione economica, politica, sociale è in una fase molto molto negativa, e quindi Caianello purtroppo non sfugge a questa situazione. Quarta considerazione fondamentale da fare è che tutti gli amministratori, con in testa il sindaco, hanno rinunciato in questi 5 anni a tutti i compensi spettanti della legge, e parliamo per un comune come Caianello di circa 16.000 euro annui. Questi fondi sono stati lasciati nelle casse comunali e sono stati utilizzati nei vari capitoli di bilancio, soprattutto per opere destinate al sociale. Quinta e ultima, ma non ultima, considerazione è che l'attività svolta da tutta l'amministrazione testa a me è stata svolta in sintonia con la cittadinanza, soprattutto rispettando le esigenze dei cittadini e dimostrando innanzitutto il non attaccamento alla poltrona, ricordando che a metà mandato c'è stato l'avvicendamento degli assessori. Quindi queste premesse per me sono fondamentali. E chiedo ai cittadini di darci la possibilità negli ulteriori 5 anni a venire di portare a termine i progetti iniziati in questi 5 anni, e soprattutto quei progetti che sono arrivati, diciamo, a una fase importante, come la ristrutturazione del borgo di Aurigola, per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 600.000 euro e per il quale inizieranno i lavori nei prossimi mesi, prima della fine dell'estate. C'è un accordo con una banca del territorio per aprire uno sportello bancario nel nostro comune. Questo va a evidenziare ulteriormente la crescita economica e commerciale del comune di Caianello. Far partire a Caianello progetti di smart city, di città intelligenti. Questo è un modello di sviluppo tipico di alcune città del nord Europa, si sta sviluppando un po' in Italia, in qualche città del Sud America, e è una cosa che mi piace moltissimo. Smart city significa interazione tra cittadini e amministratori, interazione intelligente, risparmio energetico, amore per l'ambiente, e quindi questo progetto che abbiamo in mente è quello di creare a Caianello una raccolta differenziata, non dico del 100%, ma molto vicino al 100%, un risparmio della pubblica illuminazione, risparmio del idrico, risparmio videosorveglianza costante su tutto il territorio, nei punti fondamentali, anche perché Caianello è un nodo stradale cruciale nel nostro territorio, quindi passa di tutto e di più. E poi tutto questo senza tralasciare le cose basilari,